Il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, in collaborazione con la dottoressa Giulia Cioci, ha organizzato, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario del voto alle donne, il convegno dal titolo Storia delle donne nell'Alta Umbria, dai mesi della resistenza al riconoscimento del diritto di voto. Partendo dalla ricostruzione del periodo storico vissuto dalle donne, con un focus sulle donne dell'Alta Umbria, dalla loro partecipazione alla resistenza fino all'ottenimento del diritto di voto, ci siamo chiesti quanto e perché sia importante continuare a diffondere e tramandare queste storie, soprattutto tra le generazioni più giovani. Tanto perché è una storia che è stata messa sempre molto in secondo piano, cioè la partecipazione delle donne alla costruzione della storia di questo paese, e nei momenti più complessi della storia di questo paese è una partecipazione che non viene letta sui libri di storia, non viene insegnata nelle nostre scuole e non viene neanche studiata a sufficienza in questa nostra regione, dove le donne che hanno partecipato attivamente alla resistenza in Umbria e quindi anche alla costruzione della libertà e della democrazia del paese sono state numerosissime, con storie straordinarie che oggi ci interrogano anche su una, come dire, su una genealogia, sul riconoscimento delle nostre madri, della nostra Repubblica e della nostra democrazia, e devo dire anche costruttrici di libertà. Innanzitutto diciamo che quest'anno celebriamo il 70° anniversario del diritto di voto, quindi 1946-2016. Gli anniversari sono fondamentali per la storia e per il suo avanzamento. Sono occasioni in cui l'Accademia e la ricerca incontra la popolazione, come nel nostro caso, e divulga, in qualche modo stimola un maggior approfondimento di temi storici, ma anche una più rigorosa conoscenza della storia. Abbiamo appunto il caso del diritto di voto e l'Umbria, perché ci troviamo in Umbria e perché appunto è un focus su cui molti ricercatori hanno già posto le loro attenzioni. Dunque, la resistenza rappresenta un filone della storia delle donne, quindi è, diciamo, c'è bisogno di parlare ancora di resistenza, ma gli storici si affrontano varie tematiche della storia. Questa ne è una. C'è bisogno proprio perché appunto ancora ricorrono degli anniversari molto, molto vicini a noi, quindi è importante, anche perché altrimenti non si capirebbe in questo caso neanche il voto. La resistenza è collegata con il suffragio femminile, quindi è necessario riparlare di resistenza e in questi termini collegarla con la concessione del diritto di voto. Ci sono dei dati poco studiati da questo punto di vista e anche oggettivamente di difficile conoscenza su quello che hanno fatto le donne. Spesso le donne venivano confinate ad alcuni ruoli, almeno nella diffusione, come dire, dei ruoli che venivano ricoperti: staffette, compagne, protettrici dopo l'8 settembre di alcune situazioni drammatiche. Eppure le donne sono state fondamentali anche nella resistenza umbra, che è stata una resistenza straordinaria. Quella dell'Alta Umbria è stata una storia avvincente e anche che ha contribuito in modo fondamentale alla costruzione della libertà del paese. Se basta sapere un dato, che è un dato questo oggettivamente nazionale, non è un dato soltanto regionale, per noi abbiamo avuto 70.000 donne che hanno partecipato ai gruppi per la difesa della donna in Italia, 35.000 sono state le partigiane, 20.000 sono state le patriotte, 4.600 sono state le donne incarcerate, torturate e mandate nei campi di concentramento e condannate dai tribunali fascisti, no? Poi 623 sono state quelle fucilate, insomma. E poi sono state migliaia e migliaia le donne che hanno fatto anche la resistenza civile, perché accanto alla resistenza armata le donne sono state le principali protagoniste, le principali protagoniste di una resistenza civile diffusa in tutto il paese, che ha posto le condizioni perché si uscisse dal dominio fascista e dall'oppressione fascista, nazifascista.
uno dei luoghi principali che in Umbria vuole contribuire alla conoscenza di un protagonismo delle donne, di una cultura anche di genere e anche alla riscoperta di una storia che riguarda questa regione alla quale le donne non sono state assolutamente estranee come invece molti pensano. Il centro, attraverso la biblioteca, attraverso gli studi, attraverso anche questo convegno, coglie l'occasione dei 70 anni dell'anniversario, dei 70 anni del voto alle donne, perché è da ricordarci che la resistenza e il protagonismo delle donne in quella fase ha condotto anche a questo appuntamento, quello cioè del diritto, del riconoscimento del diritto al voto, ha condotto anche alla presenza nella Costituente di 21 madri costituenti dei diversi partiti, che hanno fatto cose che non hanno fatto gli uomini, cioè hanno costruito quel legame trasversale che poi ha portato anche a conquiste importanti, compresa quella del diritto di voto. Bene, il Centro per le Pari Opportunità vuole mettere al centro questo punto di vista e questo punto anche di lettura e anche questa soggettività nella conoscenza della nostra storia e anche della nostra cultura e anche della nostra, nella costruzione della nostra civiltà, una civiltà di uomini e donne, appunto.